Non lo so, bisogna chiederlo a Foschi, non ho seguito gli allenamenti, sono un po' preoccupato perché quando c'è una campagna di mercato con le uscite, le entrate, c'è sempre un po' di disorientamento. Sicuramente ci siamo ritrovati alla fine del mercato con una squadra che non era quella preventivata, che magari è più forte, però dovranno trovare l'affiatamento insieme e non penso che siano già pronti per Salerno, magari, vediamo. Beh, l'anno scorso avevamo l'Empoli, l'anno scorso avevamo il Frosinone, l'anno scorso avevamo squadre forti che l'anno scorso. Mi aspetto un torneo come il Palermo dell'anno scorso nel girone di andata, ma che lo mantenga anche nel girone di ritorno. Tutta la Serie B scenderà in campo sabato, per cui il resto è stata una presa di posizione dei sindacati e dei giocatori che devono difendere dei giocatori e naturalmente non interessi del calcio, per cui interessi del calcio che la Serie B sia a 19 o 20 squadre e in futuro anche a 18. Sì, però abbiamo ancora Nestorowski, abbiamo ancora Trajkovski, abbiamo ancora diversi giocatori, per cui vediamo, abbiamo una buona difesa. Mi aspetto una buona partita, non facile, ripeto, perché non è un Palermo rodato come l'anno scorso lo avevamo rodato, però è la stessa squadra dell'anno scorso, dovrebbero già saper giocare a memoria.